Eccoci qui, Sei? sì, siamo qui in live con le estrazioni per i gironi di qualifica di questo secondo torneo italiano di Dead or Alive 6. Se vuoi che spieghi brevemente come Sì, tu spiega funzioneranno. brevemente come funziona, io intanto preparo le cose, Ok, lavori. allora mettiamola così, ragazzi. Alla fine ci siamo accordati che per cercare di fare, almeno per questo secondo turno, delle estrazioni che non siano la fiera del casuale, cioè non perché i gironi precedenti fossero orribili, per carità, però adesso vogliamo cercare di fare tutto in maniera un pochino più professionale, abbiamo deciso che per questi secondi gironi divideremo ogni giocatore in base alla posizione che ha ricevuto, che ha raggiunto nel girone precedente, quindi chi è arrivato primo, chi è arrivato secondo e chi è arrivato terzo, e faremo dei gironi dove si possono incontrare solo giocatori che sono arrivati primo, secondo e terzo nel girone precedente. Questa è la prima regola. Quindi i giocatori saranno divisi in fasce, la prima, la seconda e la terza fascia. La seconda regola, quella più ovvia, quella più semplice, vogliamo cercare di fare dei match più vari possibili, mettere un po' di varietà nel torneo. Quindi i giocatori che si sono scontrati nei gironi, nel primo girone non si possono riscontrare nel secondo girone. Quindi, per fare un esempio, io che ero nel girone con Fura e Sgarragarru, in questo secondo turno io, Sgarragarru e Fura non possiamo stare nello stesso girone tra di noi. Non, nessuno di noi può incontrarsi nello stesso girone. Quindi essenzialmente queste sono le due regole. Adesso noi estrarremo i numeri uno alla volta e ci assicureremo in quale girone il giocatore può effettivamente andare. Esattamente. Allora, estrarremo giustamente in maniera casuale, ma poi sistemeremo in base a queste regole che abbiamo deciso di optare. Quindi, partiamo subito col compilare questo bellissimo modulo molto ordinato con le metodi di Paint. Allora, stabiliamo innanzitutto, mettiamo i punteggi e diamogli un numero, quindi. Vabbè, prima vediamo chi è arrivato primo, secondo e terzo in ogni girone. Esattamente, quindi io direi di cancellare questi numeri inutili che servivano solo per noi, per le estrazioni, adesso non ci servono a niente, quindi li possiamo tranquillamente cancellare. Buonasera, Fura. Allora. Ok, quindi abbiamo Fura che ha totalizzato 2 punti. Vabbè, più o meno andiamo lì. Ospark non c'entra, io metto nemmeno il punteggio. Sgarragarru 9 punti. Milan 5 punti. E poi Matteo 8 punti. Matteo Kwasama 7 punti. Kwasama 3 punti. Poi abbiamo. Me lo devo sempre ricordare, vado a rileggere perché sto girone non so perché non me lo voglio ricordare. Evidentemente ho qualcosa contro di loro. No, scherzo. Allora, abbiamo Yama con 8 punti in testa nel suo girone, con Nazca e Chano 5 punti entrambi. Beh, sì, i punti non hanno molta importanza, quello che importa è assicurarci di chi è arrivato dove. Esattamente. Nel caso di girone C, Nazca e Chano hanno concluso con lo stesso punteggio, però Nazca ha vinto 2-1 il match diretto. Quindi metteremo Nazca secondo e Chano terzo. La stessa cosa che è successa oggi tra Fura e Allspark, praticamente. Esatto. Ok, eccoci qui. Abbiamo il nostro punteggio. In poche parole, adesso possiamo andare a estrarre. E in che modo estrarremo? Aspetta, ti faccio vedere, Milan. O stai vedendo te la stream?
Sì, scusa solo un Se vuoi ti condivido lo schermo su attimo. Discord, se preferisci. Ok, No, 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 ho già fatto. Ecco, puoi far vedere. perfetto. Qui abbiamo il tutto. Adesso, quindi devo andare a pescare uno tra i primi quattro, ovvero Sì. Sgaragarru, Matteo, Yama e Dalodark, giusto? Beh, sì, oppure se vuoi puoi tirare i numeri a caso e metterli nel girone A, B, C e D, cioè come dicevo oggi, assicurandosi che, no, che i giocatori che si possono incontrare finiscano nello stesso girone mentre gli altri vadano nell'altro girone, cioè non lo so come preferisci, eh. È uguale, dimmi te come procedere, tanto alla fine il risultato è lo stesso, quindi. Se vuoi possiamo estrarre, al limite possiamo estrarre prima tutti quelli della prima fascia, poi tutti quelli della seconda, e poi della terza. Ok, però dove li vado, come, in che modo li vado a posizionare in questo modo? Ah, il primo che tiri fuori metti nel girone A, il secondo nel girone B, Allora il terzo facciamo nel così, girone C e il quarto nel inizio girone già a D. creare girone A. Poi sistema Cioè, adesso, l'occorrenza. adesso sappiamo che i primi classificati finiranno tutti in gironi diversi, quindi qua non devi preoccuparti di chi va dove, li estrai uno alla volta e man mano che li estrai li metti ciascuno nel girone corrispondente. Quindi. Quindi abbiamo Sgaragarru, Matteo di BK, Yama Alfa ed Omega e Dado Dark. In questo caso allora abbiamo che Questi vado, quattro. cosa, quanto, che, quanto devo mettere come numero e come devo numerare? Ah, questo lo sai te, sei tu l'esperto dei numeri. Vabbè, li numero così, va bene come. Aspetta, cancello i numeri che non servono e rinomino il tutto, faccio prima allora. Quindi Va rinomino bene. comunque da 1 a, do, da 1 a 12, giusto? E poi li andiamo a sistemare, abbiamo optato per Sì. questa soluzione, ok. Quindi. Vabbè, sì. Ne abbiamo Thanos. Vabbè, dovrei rimuovere quelli che sono usciti, mettere quelli che li hanno rimpiazzati e aggiustare i numeri. Esattamente. Vabbè, allora direi che intanto posso tranquillamente piazzare in O se alfabeto no, numero guarda, 4. potresti, visto che hai deciso di estrarre prima i primi classificati, dovresti mettere quei quattro, dar loro un numero da 1 a 4 e. Quello che pensavo di fare io. Allora fallo. No, Milan è sempre così, è il suo tono di voce, tranquillo. Ah, beh, guarda, depresso, dopo la figura di merda che ho fatto oggi, un po'. Ma in realtà sì, sempre con questo tono di voce è una persona molto apatica, nulla di che. Eh sì, ma dipende anche da cosa mi è successo durante la giornata. Dipende anche da cosa ha E mangiato, infatti ecco. oggi lo sapete, c'eravate anche voi, siete testimoni. Sperando che. E poi sì, mi viene un po' apatico vedere qui quando la connessione della chiamata se ne va a quel paese. Quelli sono dettagli. Intanto vi voglio mostrare le mie bellissime doti con Paint, che mamma mia. Dobbiamo uscire i soldi per il nostro buon vecchio Photoshop. Nessuno fa figure di merda contro Sgara, ma guarda, quello è l'ultimo dei miei problemi. È solo che quando giochi contro un giocatore che ha dei riflessi che non sono né di questa terra né tantomeno de Messico, e poi dopo affronti un giocatore che magari è di livello più basso. Però ormai sei in soggezione per quello che hai fatto prima, ti vengono dei dubbi su ogni mossa che scegli di fare. Sì, ma Forse infatti Master. loro li farò giocare dopo, onestamente, per evitare qualunque tipo di questo episodio di questo genere, quindi. Vabbè, per carità, oggi Sgara aveva delle esigenze, quindi ci mancherebbe. Solo, non dico che avrei fatto molto meglio se non avessi affrontato lui per primo, dico solo che.
Sì, mi mette in dubbio su ogni tasto che devo andare a premere. Ma per fortuna non lo posso beccare nel prossimo girone. Però puoi sempre beccare Matteo. Yay, facciamo gli uccellacci. Beh, guarda, è una possibilità su sei, quindi... ho vinto comunque, però ti ho messo un po' in difficoltà con quell'ultimo match contro lo Spark. Comunque, dai, allora... abbiamo quindi qua, quindi cosa abbiamo detto? Estraggo tra i primi quattro, estraggo tutto e li vado a posizionare. Cosa abbiamo deciso tra le due vie? Ormai è stato qua a rifare i numeri, non lo so, avevamo deciso di estrarre prima i primi quattro, ma... Ah, così faccio prima senza aver dare numeri. No, vabbè, Non lo so, facciamo. evidente. Vabbè, senti, non lo so, ormai c'hai tutti quanti i numeri qua, estrai un numero alla volta e li mettiamo E li nel girone andiamo dove a possono posizionare. andare. Ok, dai, va bene, quindi generatore di numeri casuali, numero Così massimo almeno anche le generale estrazioni diventano più interessanti da vedere. 12. C'è più suspense. Ok, allora giochiamo a dadi. Quindi ci è uscito come primo numero il 12. Il 12 Se era... do Aspettate a Sama. che me lo Do a metto in mano Sama. anch'io. Allora, Vabbè, perché io non li vedo i numeri, scusa? Cioè, i numeri che escono. non li vedi davvero? Non li fai vedere? A meno che qua non stiano andando tutti in ritardo. Ok, adesso lo Sì, è lievemente vedo. in ritardo la stream, certo. Allora, Do Asama, numero 12, direi che va nel girone A per forza. Ok. Non stiamo a mettere un numero anche per i gironi. Il primo che esce va nel girone A. Vabbè, certo. Come ho fatto Do anche l'altra Asama volta. non può finire nel girone con Matteo di BK e Akuma Sama, e questo direi che è un buon vantaggio. Vorrei Ci essere al suo posto. sarebbe poi il girone, cioè il numero 10, che è Sgaragarru, che lo mettiamo a sto punto a capo di quel girone. Sgaragarru può andare contro Do Asama, quindi Sgaragarru in girone con Do Asama. Cavolo, sta avendo davvero vita difficile. Sì, Si è liberato poveraccio. di Matteo. Si è liberato di Matteo e di Akuma, ma adesso gli tocca a Do Asama. Poi abbiamo il Ok. numero 7 che è Nazca, che può Abbiamo starci. un girone completo. Sì, abbiamo un girone completo. Nazca era secondo del girone C, quindi lui sarà il secondo di questo girone, che non si è scontrato Ed né è con sempre una Sgara né lei, ti con Do. ricordo, per la terza volta. Cavolo, mamma mia, vabbè, mi abituerò. L'ho anche incontrata oggi in classificata. Sta prendendo l'abitudine di Diego di fare la taunt all'inizio di ogni round. Grazie mille, Diego. Diego travia le menti. Pure le ragazze non si salvano dalla sua influenza. Vabbè, Va bene, poi abbiamo... incredibilmente abbiamo tirato fuori il primo girone perfetto senza intoppi. Poi abbiamo Matteo, che di nuovo nel... se manco farlo apposta, Sgarra era il girone A e Matteo era il girone B e sono a fare ancora affezionati Ok, al Matteo è testa. loro... alla loro lettera, diciamo. Quindi Matteo Ma può dove l'hai visto il sempiazzarlo. numero? Tanto che a me continua a dire che hai estratto il numero 12. Ah, ok, no, perché li hai estratti uno alla volta, ho capito. E sono tutti Quindi i Matteo livelli. nel Ho girone estratto di... 12 Sì, numeri. ora ho capito. E grazie mille, mi hai messo nel girone con Matteo di BK. L'unica cosa che volevo evitare. Non ci credo, l'ho Vabbè. gufata fino all'ultimo. Ti giuro che era involontario. Vabbè, dipende da chi prendiamo come terzo. Allora, Derek, piano anche quello mi 33.000. sembra completo come girone, onestamente. Il numero 6, Derek, era in un altro girone, giusto? Sì, Derek va nel girone con noi. Quindi, girone B, Matteo di BK, Piene 33.000 e Derek Fierornist, che caso vuole siamo usciti tutti e quanti e tre in ordine in base a come siamo arrivati nei nostri gironi. Esattamente, poi abbiamo numero 3, 3? Fura. Ok, Numero 3. Fura va nel girone C, per forza. Fura, terzo classificato del suo girone, quindi vediamo, quindi può beccarsi un primo e un secondo. quindi il 2 chi è? Sasuke, che Numero era il 2, secondo, giustamente. secondo nel suo girone, con Fura non c'entra niente, quindi Sasuke va in girone con Fura. Se troviamo Mi anche un primo, stiamo manca facendo i best gironi perfetti in della vita. realtà il primo.
In realtà il primo è già deciso, è per forza Yama Alpha and Omega, No, poteva essere. Ah, no, è vero, da Dark non può essere, è vero. non può essere Dado Dark perché è già stato in girone con Sasuke, quindi Yama Giusto. Alpha va in girone con Fura e Sasuke. Però Yama è già stato con. Ah, no, niente, però non c'entra, non No, era no, il no, primo. Sì, i gironi sono vero, perfettamente equilibrati. vero. Sì, giusto, giusto, non c'entra niente. Semplicemente il loro è un amore che continua, un po' come Yama e Chano. Ecco, quindi l'ultimo girone sarà tra Dado Dark. Akuma Sama, C18 Chan e Dado Dark 86. Io direi prima Dado Dark è quello che è arrivato primo, poi Akuma Sama che è Mandaskat. arrivato un secondo e Chiano che è arrivato terzo. Quindi comunque senza quello. E io non c'ho un Akuma Sama, vabbè lo pesco da qui. È lì, è accanto a. Ah, beh, non l'hai scritto. Come ho fatto a non scrivere? Perché c'era quello. Ah, Redfield non l'avevo sostituito, vabbè insomma senza quello. Va bene, quindi beh, alla fine, a parte quest'ultimo inghippo qua che obbliga Yama Alpha a finire nel girone C, abbiamo tirato fuori dei gironi alla prima botta, Sì, incredibile. è incredibile come il caso stesse facendo qualcosa di veramente ordinato. E Chano. Oh mio Dio, adesso cosa stanno dicendo di là? Vediamo un po' che dicono, che dicono. No, niente, però Facile. parlo qui da me, c'è cioè mio padre che non riesce a far parlare a bassa voce al telefono. Ok, va bene. Quindi Allora. questi sono, ricapitoliamoli, abbiamo Girone A, capitanato da Sgaragarru, che sarà nel girone con Doasama e Nasca. Poi abbiamo Girone B, Matteo di BK, a seguire Milan, a seguire Derek Fernalist. Girone C, Ayem Alpha and Omega, a seguire Sasuke, a seguire Fura. Girone D, Dadark 86, Akuma Sama e C18 San. Ok, con questo abbiamo deciso allora. Sì, con questo direi che questo è quanto, le Vabbè, stazioni, dopo. e poi organizziamo e vi faremo I sapere, tabellone. sentiamo i Vabbè, dopo ci partecipanti, la loro sarà. Speriamo disponibilità, eccetera, eccetera. Va benissimo, dai. bene. Top Top equilibrio, sì, ci è equilibrio. uscito bene. Abbastanza. Beh, considerando che Matteo e Akuma Sama non potevano finire nello stesso girone, la cosa più epica sarebbe stata avere Sgaragarru e Akuma nello stesso girone. Ma a parte quello, Sì, è però venuto Akuma diceva di no, equilibrato. no, di nuovo tu, non dobbiamo. Ah no, non è vero, non è la. No, io non potevo beccare Akuma perché siamo arrivati entrambi secondi. È vero, sì, in effetti poteva finire in quel modo, sì. Guarda, io me lo sono già studiato lo scenario mentre portavo giù il cane. Io stavo dicendo, a me importa non beccarmi Matteo, ecco. Era letteralmente l'unico che potevo beccarmi e me lo sono beccato. Vabbè. Il caso è un po' come Riccardo e Yama e Yama e Ciano, è il vostro amore non si può Vabbè. separare. Vabbè, dobbiamo per forza separarli a sto giro, se no. Sì, no, sì, però il senso è quello. Va bene, allora io intanto direi che per quanto riguarda Dead or Alive siamo a posto. Ringrazio Milan che come oggi ha aiutato a commentare qua, ha aiutato a organizzare e a gestire le estrazioni. Fatto da giudice. Esattamente, e niente. Non potete dire che sia stato imparziale, perché sennò avrei contestato il mio girone, quindi. Esatto. Vabbè. Esattamente. E va bene, ti ringrazio Milan e ti congedo. Buona serata. Ok, Va bene, ragazzi, ci sentiamo quindi alla prossima parte del torneo. ciao ciao. Ci vediamo. Va bene. Queste sono le stazioni, vi terrò aggiornati e vi farò sapere quando organizzeremo con i vari partecipanti e secondo le loro disponibilità.